Per le telecamere di Melito TV ci troviamo a Campo Calabro all'esposizione ornitologica. La parola al presidente dell'associazione. Sì, quest'anno noi abbiamo organizzato come associazione, l'associazione Fata Morgana di Reggio Calabria, il quarto campionato interregionale Calabro Siculo. Non siamo nuovi a questi grossi eventi, in genere negli ultimi anni abbiamo sempre fatto delle mostre internazionali, però quest'anno abbiamo preferito concentrarci su un'esposizione più prettamente locale, ma che ha dato un riscontro molto positivo. Anzi, probabilmente questo è l'anno che abbiamo fatto il record di ingabbi. Abbiamo superato i 2500, a 2520 ci siamo dovuti fermare praticamente perché non avevamo più spazio. Purtroppo a Reggio Calabria, anche se qui siamo a campo in questo splendido capannone ex Fuspari, non avendo locali idonei abbiamo avuto sempre questa difficoltà ad organizzare eventi ancora più grossi. Comunque c'è stata una grossa partecipazione, i migliori allevatori sia siciliani che calabresi sono accorsi in massa e l'evento devo dire che è stato veramente una grossa cosa importante, ricco, è riuscito tutto alla perfezione, il comitato organizzatore è stato grandioso, tutto dedito al sacrificio, sono mesi che lavoriamo ormai qua. Ancora la mostra deve iniziare, però noi abbiamo già dato tanto, siamo tutti contenti di come sono andate le cose e adesso c'è domani l'apertura al pubblico. Io volevo ringraziare Telemelito per la disponibilità sempre che ogni anno ci dà in questo supporto della manifestazione, anche per il trofeo che ha messo a disposizione per questo evento. Niente, speriamo che domani ci sarà sicuramente tantissima gente, anche se si verrà concentrata più nella giornata di domenica. Tutto dovrebbe andare bene, siamo stati accolti benissimo dal sindaco di campo che ci ha patrocinato l'evento. Adesso più tardi stiamo aspettando l'onorevole Mimmo Battaglia che taglierà il nastro come presidente nostro, diciamo. Verrà qui, che ci ha sempre sostenuto nelle nostre attività ornitologiche, è stato sempre vicino. Vogliamo dire per gli appassionati di ornitologia le specie che ci sono, le varietà, insomma anche per far conoscere meglio questo mondo e quindi farlo apprezzare. Quest'anno veramente c'è una varietà incredibile di soggetti che possono essere visitati, visti dai bambini ma anche dagli appassionati, possiamo trovare pappagalli di grande taglia che non è facile trovare in questa esposizione, ci sono tantissimi esotici, fringillidi, ibridi, canarini arricciati di cui io sono uno che è appassionato, canarini di forma e posizione liscia, oltre ai classici canarini di colori che tutti più o meno conosciamo. Possiamo anche dire che questo impegno e questo sacrificio che si mette nella cura di questi volatili, no? Di questi animaletti, ribalta anche un luogo comune, quello degli animalisti che li vedono chiusi in gabbia e pensano che siano trattati male, mentre non è vero, perché c'è l'impegno, c'è la dedizione verso queste specie che dimostra anche l'attenzione verso se stessi. Certo, no, il motto proprio della federazione, la FOI, di cui noi siamo associati, è proprio allevare per proteggere e questo è il nostro compito principale. Da noi i bracconieri, queste cose sono allontanati in maniera proprio pesante, proprio noi siamo tutt'altra cosa e questo ormai credo che sia abbastanza chiaro. Ieri, nelle giornate di ieri, avanti c'è stato il presidente della federazione, l'avvocato Antonio Sposito, e qui abbiamo avuto la fortuna e l'onore di fare anche una sessione di allievo giudice, perché i soggetti vengono giudicati da esperti del settore. C'è stata una sezione proprio d'esame e sono passati altri due giudici della nostra associazione, Demetrio Pitassi e il dottore Beppe Barrillaro della clinica veterinaria San Giorgio, che adesso si sono aggiunti al nutrito gruppo di cui faccio anch'io parte di giudice di specializzazione della federazione, ognuno per la sua specialità.
ovviamente possono neanche essere venduti, no? Si possono, no, questi... Sì, diciamo che c'è una mostra scambio, se i soggetti... I soggetti in esubero vengono, diciamo, scambiati fra gli allevatori più che venduti, diciamo, c'è uno scambio di soggetti, c'è un indotto chiaramente per mangimi, c'è tutta una serie, infatti abbiamo grossi stand della Calabria, qualcuno della Sicilia che sono qua presenti nelle giornate di domani e dopodomani. Di apertura al pubblico. Quindi venite a vedere la mostra ornitologica, perché si ribalta il rapporto uomo-natura e si rivaluta alla luce della passione e dell'amore verso gli animali. È una passione che è più forte di noi, c'è gente che anziana, bambini proprio, che sono proprio molto presi da questo tipo di che è un impegno, diventa anche un impegno, perché gli animali vanno accuditi, non si possono lasciare da soli a lungo periodo, e quindi bisogna anche fare dei sacrifici per poter gestire questo tipo di passione. La mia prima mostra da presidente, non... E sinceramente è stato un grande successo, è stato un ingabbio, diciamo, che non ce l'aspettavamo, diciamo, era, come dire, non era nelle nostre prerogative. Infatti con 2500 soggetti è stato un grande successo, ringraziando gli amici siciliani e a tutti gli amici calabresi, tutto questo, vi ringrazio pure voi. La domanda che volevo fare, no, è come, cavalcando l'onda della sua emozione, no, è come nasce una passione per la cura e l'allevamento di questi animaletti? La passione può darsi che nasce anche con un cardellino, magari, che è buttato dal nido, dal vento, dalla pioggia, magari noi lo ritroviamo per terra, lo portiamo a casa e cominciamo con passione a curarlo, a fargli le piccole cure che servono, e poi magari da lì nasce tutta la passione per avvicinarci al mondo dell'ornicoltura e della nostra mostra che stiamo preparando.
la mostra ornitologica di Campo Calabro, l'onorevole Battaglia, consigliere regionale, e il sindaco anche di Campo Calabro. Parliamo un pochettino di questa esperienza che fa intravedere l'entusiasmo anche negli occhi della gente di riconoscersi un po' come parte del creato, del mondo vivente, perché in fondo questi animaletti è quello che esprimono, no? un'anima animale, anche quella che ci appartiene un po' a tutti noi. Sì, il cinguettio alle nostre spalle è la migliore testimonianza di quello che lei dice. Siamo qui insieme al sindaco di Campo Calabro perché la quarta edizione, diciamo, interregionale di questa mostra che l'associazione Fata Morgana ogni anno propone alla nostra città, in questo caso anche al nostro comprensorio, si svolge quest'anno a Campo Calabro. La location nuova è una location sicuramente bellissima. Noi seguiamo da sempre l'evoluzione di questa mostra ornitologica e da 4 anni ha voluto anche diventare una mostra interregionale, cioè con la Dilimpetta e Sicilia, e per i rapporti che noi curiamo anche dal punto di vista della mia in consiglio regionale di questa conferenza che abbiamo voluto istituire con legge regionale, è molto importante che questo discorso abbracci appunto le due sponde. Noi ripetiamo ogni anno questa esperienza perché siamo degli affezionati agli appuntamenti che l'associazione Fata Morgana propone alla città, e devo dire che ogni anno, quest'anno mi dicevano gli organizzatori, siamo al record di ingabbiamenti, una testimonianza che di grande affetto e della grande partecipazione degli espositori, testimoniata anche dagli ottimi successi che l'associazione ha a livello nazionale. Era qui ieri il presidente della federazione, proprio perché si sono ritagliati nel tempo una credibilità con la grande professionalità di cui sono capaci, e credo che questo vada aiutato dalle istituzioni. Siamo qui due, diciamo, responsabili istituzionali, abbiamo il dovere di aiutare queste, anche perché è un mondo che coinvolge tantissime famiglie, tantissimi appassionati che magari sacrificano molte ore del loro tempo libero a questa magnifica, magnifico, non lo chiamiamo sport, ma questa magnifica passione che sicuramente è in questo senso Reggio ha un porta avanti veramente i colori in maniera formidabile, perché devo dire che c'è un grandissimo radicamento di questa. Quindi aiutiamo l'associazione Fata Morgana con la nostra presenza, testimoniamo la vicinanza sempre alle loro manifestazioni, e siamo sicuri che di anno in anno miglioreranno e saranno capaci di proporci sempre cose. Io penso che questi padiglioni, questo bellissimo padiglione, nei prossimi giorni sarà preso d'assalto dalla cittadinanza. I presupposti ci sono tutti. Vi ringrazio per la serata. E te, solo per concludere, una domanda che riguarda il rapporto tra l'uomo e l'ambiente naturale, no? C'è una certa guerra in atto tra i cosiddetti animalisti e coloro invece che tengono, tra virgolette, in questo caso in gabbia gli animali. Cosa sta facendo l'amministrazione in questo senso per tutelare, per garantire un equilibrato rapporto tra l'uomo e il territorio e l'ambiente? Che sappiamo che questo non è un problema solamente calabrese, diciamo, del sud, ma è un problema ormai generale, mondiale. Nello stemma del comune di Campo Calabro c'è l'adorno, il falco pecchiaiolo, quello che i nostri antenati chiamavano uccello di passo e che uccidevano con i loro fucili, i calibro 20, appostandosi in delle postazioni che si chiamavano i passi, che stavano su queste colline, in attesa che questi uccelli che venivano dalla Tunisia passassero nei giorni di maggio sullo stretto di Messina per andare a svernare nella Foresta Nera. Noi abbiamo voluto recuperare questa dimensione della caccia, e addirittura nel documento unico di programmazione che la Giunta Municipale approverà nelle prossime settimane e poi verrà portato in Consiglio Comunale, abbiamo messo in piedi un'idea del riappropriarsi di questo uso antico della competizione fra l'uomo e l'animale. Oggi la caccia, soprattutto la caccia agli uccelli, è una cosa che è fatta di appostamenti, di teleobiettivi, di zoom, di auricolari e di GPS. 20-30 anni fa era una sfida tra l'uccello che sapeva sfruttare le correnti ascensionali dello stretto e salire in alto, e la vista aguzza dei nostri contadini. Noi riteniamo che recuperare
anche queste che possono sembrare forme cruente di caccia alla storia e alla memoria non sia un vulnus rispetto all'ambiente, ma sia invece un rafforzamento di una memoria che va condivisa, soprattutto in un paese come il nostro, che benché ai margini di una grande zona industriale, di una grande città, non rinuncia alla sua vocazione agricola, non rinuncia alla sua vocazione artigianale, piccolo industriale in materia di produzione di prodotti olivicoli o vinicoli, ma che nello stesso tempo però si impegna anche a conservare la memoria di queste cose, perché sa che dentro la memoria il futuro diventa più certo. Thank you.